Ben ritrovati amici delle stelle o se siete nuovi, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo della settimana, settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2023. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale, io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo, o meglio un astro coach. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Oh, bene ragazzi, allora questa è una settimana decisamente movimentata dal punto di vista astrologico perché vede il passaggio del Sole il giorno 23 che dal segno della Bilancia si sposta nel segno dello Scorpione, Mercurio ha cambiato già di segno domenica 22 entrando nel segno dello Scorpione e se mi seguite da un po' sapete che ogni volta che il Sole soprattutto cambia di segno, cambia un po' la prospettiva e il modo di giocare per tutti i segni zodiacali. E questa è una settimana che fa da apripista a quello che sarà il mese di novembre. Quindi molte cose che io vi dirò in questo video faranno un po' compagnia a tutti i segni come senso di lavoro da fare, come emozioni, come tipo di impatto che coinvolge ogni segno zodiacale. Mettete nel preventivo che quello che accade da questa settimana ci farà compagnia un po' almeno per le prossime 3 settimane. Quindi mettete nel preventivo che tutto quello che può incominciare da questa settimana sarà un po' il senso delle prossime settimane, il tipo di lavoro che andremo a svolgere. Ora c'è anche un altro appuntamento importante che avviene questa settimana, il giorno 28 di ottobre, quindi sabato, ed è la luna che diventa piena nel segno del toro, una luna che incomincia ad aprire un nuovo circuito, poi ci sarà nel mese di novembre, il 13, una luna nuova nel segno dello Scorpione congiunta a Marte, ma ne parliamo meglio la settimana prossima nello speciale di novembre. Quindi tutto questo incomincerà a smuovere il terreno e ognuno di noi farà un certo tipo di lavoro diverso. Quando il Sole entra nel segno dello Scorpione, cambiamo atteggiamento, diventiamo iperprotettivi sulle cose che noi abbiamo già conquistato, competitivi nelle cose che dobbiamo realizzare ancora e sospettosi perché il Sole nello Scorpione ha questo tipo di imprinting. A livello stagionale, lo scorpione si occupa di proteggere il solco dove è stato inserito il seme per il prossimo raccolto e quindi ha a che fare con le cose occultate, con le cose nascoste, con le cose che stanno sotto la superficie. E quindi simbolicamente noi andremo a ravanare per stanare indizi, andremo in profondità, in tutte le cose, perché avremo bisogno di vedere le cose da una prospettiva nuova, diversa. E questo tipo di andamento ci consentirà davvero di trasformarci, di applicare nuove regole anche nel gioco per aggirare tutti gli ostacoli che possono manifestarsi sulla nostra strada verso la realizzazione di tutto quello che ci preme proprio in questo momento. Ma il Sole nello Scorpione porterà sul palcoscenico naturalmente tutti i nati del segno dello Scorpione che stanno aspettando di rinascere e quindi sono lì in attesa di fare la ricarica solare con il pannellino e non ce la fanno più e da questa settimana incominciano a prendere forma per i nati del segno dello Scorpione nuovi stimoli, nuovi inizi, nuove speranze. Essendo il Sole in un elemento di acqua come lo scorpione andrà ad agevolare tutti i segni d'acqua connessi allo scorpione, quindi c'è una bella ripresa per il segno del cancro e anche per il segno dei pesci. Entrambi questi due segni si lasciano alle spalle delle settimane davvero molto molto faticose e quindi c'è una ripresa astrologica con un nuovo supporto, un nuovo alleato importante
che è il Sole. Ma inevitabilmente il Sole, transitando in un segno fisso come lo Scorpione, porterà tutti i segni fissi che sono connessi allo Scorpione, quindi troviamo il Toro, il Leone e anche l'Acquario, a confrontarsi con questo Sole che invita proprio questi segni a fare un certo tipo di lavoro che adesso andremo a vedere. Naturalmente, gli effetti che comporterà questo nuovo spostamento del Sole li vivranno maggiormente i segni fissi, e quindi il Toro, il Leone e l'Acquario andranno a mettere in protezione. Andranno a stanare delle cose per trovare nuovi indizi, incominceranno magari a vedere le cose da una prospettiva diversa, il tutto condito anche dalla presenza nel segno dello Scorpione di Marte e di Mercurio. Quindi questo Sole porterà in luce anche delle situazioni che avete già incominciato a gestire nel corso delle ultime 2 settimane. Ora facciamo insieme la panoramica dall'alto di questo cielo, andiamo a vedere come sono posizionati gli astri, che tipo di passaggi fa la Luna segno per segno questa settimana e poi ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Il Sole il giorno 23 lascia lo spazio zodiacale della Bilancia, si conclude la fase di ricarica per i nati del segno della Bilancia e incomincia quella dello Scorpione. E io faccio tantissimi auguri di buona rinascita agli ultimi nati del segno della Bilancia che si preparano a spegnere le candeline e ai nati del segno dello Scorpione che questa settimana incominciano la ricarica solare. Mercurio il giorno 22 è entrato nel segno dello Scorpione, Venere si trova nel segno della Vergine, poi abbiamo Marte che sta transitando nel segno dello Scorpione, abbiamo Giove che sta transitando nel segno del Toro, Saturno che sta transitando nel segno dei Pesci, Urano che sta transitando nel segno del Toro, Nettuno che sta transitando nel segno dei Pesci e Plutone che sta transitando nel segno del Capricorno. La Luna questa settimana apre le danze nella giornata di lunedì nel segno dell'Acquario, martedì fa ancora qualche ora nella prima mattinata del segno dell'Acquario, poi entra nel segno dei Pesci, mercoledì transita nel segno dei Pesci, giovedì fa ancora qualche ora nella mattinata nel segno dei Pesci e poi entra nel segno dell'Ariete. Nel segno dell'Ariete transita tutta la giornata di venerdì e anche un pezzettino della giornata di sabato, poi verso sera, attorno alle 20, la Luna, entrando nel segno del Toro, si oppone al Sole nel segno dello Scorpione e si forma la Luna piena nel segno del Toro. E poi nella giornata di domenica la Luna transita ancora nel segno del Toro. E quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come saranno le stelle della settimana, segno per segno. Parliamo del segno dell'Ariete o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. L'Ariete dunque si lascia alle spalle una fase che è stata abbastanza impegnativa con il Sole in opposizione e da questa settimana il Sole, transitando nel segno dello Scorpione, incomincia una nuova fase di rigenerazione per il nostro Ariete. Un Ariete che incomincia a vedere le cose da una prospettiva nuova, diversa, davanti alle sfide vede solo le possibilità, vede tutte quelle situazioni che possono anche tornargli utili, ma soprattutto questo Sole porterà il nostro Ariete a processare determinate situazioni che ha gestito per smaltirle e anche per poter aggirare finalmente tutti gli ostacoli. Quando il Sole transita nell'ottava casa, che per voi lo Scorpione rappresenta l'ottava casa, avviene non solo una trasformazione, avviene anche un momento importantissimo che vi consente di tirare fuori delle risorse che non avete, sulle quali non avete mai investito. E adesso scoprirete che ci sono delle cose che possono comunque fruttarvi qualcosa se messe a servizio a dovere. È come se si attivassero delle nuove urgenze, cose che devono portarvi magari su cui investire per ottenere
di più. In questa fase tutto quello che ha a che fare con i soldi, tutto quello che ha a che fare con le spese, le questioni economiche da mettere a posto a livello familiare, saranno un po' il comune denominatore. E se siete alle prese con una compravendita immobiliare, se ci sono delle cose da sistemare negli accordi, nei progetti condivisi, ma anche nelle questioni familiari, come ad esempio una eredità che deve essere gestita e sistemata in un modo diverso, ecco che questo sole darà l'impalcatura alle prossime settimane e andrete a gestire un po' tutte queste situazioni con un atteggiamento completamente diverso. In alcuni momenti, poiché c'è Marte anche nello Scorpione che sta transitando, sarete sulla difensiva e quindi tenderete a non mollare l'osso. La settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'Acquario e questa è un'ottima luna per incominciare a mettere in chiaro delle cose, a incominciare magari a gestire le cose in un modo diverso per aggirare tutti gli ostacoli e soprattutto se avete un progetto in condivisione con altre persone o state lavorando, vi hanno messo a lavorare a un progetto insieme ad altre persone, incomincerete proprio a mettere in chiaro quelle che sono le vostre necessità, i vostri limiti, le vostre risorse e cosa devono mettere in campo tutti gli altri. Patti chiari, amicizia lunga. Ad esempio, la giornata di lunedì può essere molto interessante. Anche per stringere delle collaborazioni nuove o entrare in contatto con delle persone che hanno un ruolo specifico che vi aiuterà a gestire una situazione magari problematica, trovando delle importanti soluzioni. Martedì la Luna nel corso della mattinata esce dal segno dell'Acquario per entrare nel segno dei Pesci e le giornate di martedì, mercoledì e ancora un pezzettino della giornata di giovedì saranno particolarmente stancanti anche dal punto di vista fisiologico, non solo a livello pratico. Quindi mi raccomando, state attenti a non consumare troppo velocemente le riserve di energia, ma sono altrettanto interessanti come giornate per incominciare a trovare lo sblocco e la soluzione di un problema di carattere economico o connesso a una compravendita immobiliare. E se state aspettando, di ricevere un credito economico da parte di una banca, di una finanziaria, di qualsiasi genere e natura, ecco che in quelle giornate si sbloccano delle cose. Le giornate poi che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e la prima parte della giornata del sabato saranno caratterizzate invece dalla luna di transito nel vostro spazio zodiacale. Quelle saranno giornate decisamente più interessanti, dove vi sentirete meglio, emotivamente farete meno fatica e ci sarà anche la possibilità di organizzare qualcosa di piacevole e interessante proprio in quelle giornate per quanto riguarda il weekend, ma ci sono anche degli appuntamenti interessanti nel lavoro che avvengono proprio tra giovedì pomeriggio e soprattutto nella giornata di venerdì. Nel corso della giornata di sabato la Luna lascerà lo spazio zodiacale, il vostro spazio zodiacale per entrare nel segno del Toro e questa luna diventa piena nella giornata di sabato ed ecco che tra sabato sera e domenica potreste sentirvi un po' irrequieti, un po' agitati, anche perché la luna gonfia quelle che sono le emozioni. Quindi se potete in quelle giornate distogliete l'attenzione da tutte quelle cose che magari possono portare un pizzico di agitazione interna e evitate il più possibile di frequentare magari dei luoghi o persone che sapete già che vi possono magari far salire il crimine. Dedicatevi a quelle cose che vi fanno proprio stare bene, alla casa, al cibo, a tutto quello che vi può creare un interesse, senza intasarvi di roba che sapete già che andrà a inquinare il vostro
umore. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere è ancora nel segno della Vergine ed è una Venere che purtroppo in questo momento transita in un settore del vostro cielo che è come una scatoletta di tonno, quindi è tutto molto compresso e tutto molto limitato. Ora, i sentimenti in questo momento magari scendono un po' a un secondo livello, non sono proprio l'urgenza, la priorità del momento, magari c'è il lavoro, ci sono dei progetti importanti, ci può essere la famiglia, che distoglie un po' l'attenzione anche dall'eros e dalla passione, quindi un momento meno coinvolgente, meno appassionante. Perché ci sono altre priorità in questa fase, ma può anche essere interpretata come una Venere che mostra al nostro Ariete quelle che sono quelle cose che proprio non piacciono del partner e possono essere magari delle cose che non avevate visto a un primo sguardo, soprattutto se è da un po', se è da poco che vi state frequentando, incominciate magari a vedere delle cose nell'altro o nell'altra che magari non vi stimolano parecchio. Allo stesso tempo, però, questa è una Venere che, superati certi scogli, ha a che fare proprio con il superare tutti i limiti e tutti gli ostacoli anche connessi a una quotidianità, a un rapporto che si sta sedimentando in questo momento, e poi arrivare a trarre, per poi arrivare a trarre delle conclusioni più avanti nel mese di novembre, quando Venere entrerà nel segno della Bilancia. Quindi in questo momento non traete conclusioni affrettate, cercate di capire quali sono i limiti dell'altro, i vostri, che cosa vi impedisce di essere veramente soddisfatti e felici. Però se siete single, questa è una Venere che vi può far attirare delle cose interessanti e stimolanti nel settore professionale. Cercate di capire che cosa siete disposti a dare voi in questo momento e se le persone che vi stanno arrivando sono davvero interessanti, prendetevi tutto il tempo che vi serve per conoscere queste persone e approfondire. Ad ogni modo, le giornate attorno alla fine della settimana sono più stimolanti per fare nuovi incontri. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su. Se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao, parliamo del segno del Toro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale, ad eccezione di Venere, che è quel pianeta che in questo momento vi può supportare, tutti gli altri pianeti sono messi in una posizione che pone il nostro Toro davanti a delle sfide da gestire, sfide nuove o vecchie che siano, ma anche davanti a un momento molto importante per trarre delle conclusioni, per chiudere e archiviare tutte quelle situazioni che non vi appartengono più e incominciare a proiettarvi verso qualcosa di nuovo. A livello simbolico, il Sole, quando entra in opposizione, ci ritroviamo come a metà del nostro viaggio, un momento importante ma anche delicato per fare nuovi bilanci, per trarre, come vi dicevo, delle conclusioni, ma è anche un buon punto d'arrivo per tutte quelle cose che sono già in cantiere. Questo periodo però diventa delicato per le trattative in corso, perché l'opposizione di Marte, Mercurio e il Sole nel segno dello Scorpione possono andare ad alterare in alcuni momenti degli equilibri e quindi per il nostro Toro è arrivato il momento di sforzarsi, di cercare di tirar fuori un atteggiamento molto più diplomatico per riuscire a ottenere anche dei compromessi. Quindi dovete anche entrare in una nuova modalità per riuscire a trovare un punto di incontro tra quelle che sono le vostre urgenze, necessità e quello che invece vi sta dando la vita o sono disposti a darvi gli altri. Il settore professionale, i rapporti, tutto quello che ha a che fare con la connessione, la condivisione con altre persone è il comune denominatore e in questa fase molte situazioni vi porteranno a vedere le cose da una prospettiva nuova,
entrerete in contatto magari con delle situazioni che inizialmente vi possono portare ad avere un pizzico di agitazione, perché magari il futuro è incerto o perché magari alcune persone stanno mostrando qualcosa che non avevate visto a un primo sguardo, ma anche alcune dinamiche connesse magari al lavoro, ai rapporti, alle amicizie, ai progetti condivisi incominciano a cambiare un po' aspetto, mostrando anche la vera natura delle cose, di quello che ci sta dietro. Quindi siamo di fronte a un toro che deve fare tutta una serie di bilanci, di nuove considerazioni per archiviare quello che non funziona più o trovare un compromesso per ottenere dall'altra parte più vantaggi. Ne parleremo meglio nella settimana prossima, quando uscirà lo speciale del mese di novembre, però dovete incominciare a maneggiare con cura tutte quelle cose che portano il toro a condividere insieme agli altri, perché il rischio con Marte in opposizione è quello di trarre delle conclusioni, entrare a gamba tesa, soprattutto in alcune giornate di questa settimana anche, e di andare ad alterare degli equilibri. Ad esempio, la giornata di lunedì con la Luna che svetta nel segno dell'acquario può portare ancora un pizzico di agitazione, di inquietudine, di ansia, di incertezza, oltre al fatto che si possono manifestare dei ritardi, delle incomprensioni, delle cose che vi faranno perdere tempo, ma anche perdere un po' la pazienza. Quindi prendete con le pinze questa giornata, anche qualora dovessero presentarsi delle occasioni, delle proposte, delle cose nuove che magari vi possono far intercettare un pizzico di incertezza, un pizzico di paura. Non prendete tutto troppo sul personale. Incominciate anche a lasciare andare tutte quelle cose che non vi servono più, che vi intasano e basta, che non vi portano da nessuna parte. Le giornate invece di martedì, con la Luna che esce dallo spazio zodiacale nella mattinata, dal segno dell'acquario, per entrare nel segno dei pesci, incomincia, il nostro toro a sentirsi meglio, ad essere più alleggerito, a vedere le cose da una prospettiva diversa. E in quelle giornate che vanno tra martedì pomeriggio, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì, si possono creare delle condizioni molto interessanti che nascondono delle opportunità da cogliere, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, le proposte, le risposte che state aspettando. C'è la possibilità di mettere la firma su dei contratti di lavoro, su dei documenti importanti, ma c'è anche la possibilità di fare delle nuove conoscenze che vi porteranno a cambiare completamente, a stravolgere i vostri piani, perché vi daranno degli elementi nuovi che vi consentiranno di vedere le cose da una prospettiva nuova. Quindi date retta anche ai segnali, date retta all'intuito e soprattutto se dovesse arrivare qualcuno nella vostra vita, che può essere un professionista, un amico. Date retta a quello che vi dice in quelle giornate. Le giornate però di giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, almeno fino alla prima metà della giornata di sabato, saranno impegnative, soprattutto a livello fisico, un po' di stress, un po' di stanchezza, gli impegni, i progetti in scadenza, sono un po' il comune denominatore di quelle giornate, che saranno un po' in salita, ma che vi porteranno comunque anche a confrontarvi con quelli che sono i vostri limiti. Una cosa che avete già imparato a fare nel corso dell'ultimo mese, ma in quelle giornate le applicherete le regole che avete imparato nel corso proprio delle ultime settimane. Sentirete anche forte tra giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina l'impulso, il desiderio di isolarvi, di avere il meno a che fare possibile con gli esseri umani. Poi, nella giornata di sabato sera, la Luna irrompe nel vostro spazio zodiacale e diventa piena, perché si oppone al Sole nello Scorpione e incomincia una fase di nuova consapevolezza per voi e vi sarà tutto molto più chiaro, tutto più accessibile, ma anche questa chiarezza vi porterà ad applicare le nuove regole del gioco che
detta l'opposizione del sole. E quindi se ci sono delle cose che non funzionano nella vostra vita, che non vi stanno portando da nessuna parte, che vanno a influenzare troppo, ad esempio se vi accorgete in queste giornate che la vostra autonomia dipende troppo da dei delicati equilibri che possono essere alterati e non dipendono da voi queste cose, sentirete proprio il bisogno di chiudere determinate cose per fare qualcosa di nuovo, per ottenere più vantaggi. E questa sensazione, questo effetto di luna piena lo sentirete anche nella giornata di domenica, quindi potreste essere attorno alle giornate della luna piena un po' irrequieti, come se vi mancasse qualcosa e foste proprio alla ricerca di un qualcosa che vi possa dare più garanzie. Però state tranquilli, non succede assolutamente niente, vi sarà tutto molto più chiaro attorno alle giornate del 13 di novembre, quando la luna diventerà nuova nel segno opposto, cioè il segno dello scorpione. Però, per quanto riguarda il discorso sentimenti, progettualità, passione, questa Venere nel segno amico della Vergine è quel pianeta che davvero vi può supportare. E quindi in coppia, se ci sono delle preoccupazioni che arrivano dal mondo esterno, in coppia riuscite sicuramente in questo momento a fare un ottimo gioco di squadra e il partner può essere in questo momento un valido supporto per superare tutte le prove, oltre al fatto che si può parlare di espansione e quindi nuovi progetti importanti di coppia e se siete alla ricerca di un figlio o comunque di sviluppare un progetto nuovo, questo è un ottimo momento e le giornate più importanti per quanto riguarda l'amore in coppia, il ricevere un sostegno da parte del partner sono le giornate che vanno da martedì, mercoledì e poi ancora proprio nel fine settimana, quando si presentano le condizioni proprio per iniziare un qualcosa di importante in coppia o di promuovere l'espansione. Se siete single, con questa Venere sicuramente siete più visibili, siete più appetitosi dal punto di vista proprio visivo per gli altri e siete anche magnetici, quindi questo vi consente in questo momento di attirare con più facilità e crearvi anche delle nuove connessioni. Ora, le giornate di questa settimana, di martedì, mercoledì e poi ancora soprattutto quelle di luna piena sono molto importanti se siete single perché vi consentiranno di incontrare delle persone che possono fare la differenza nella vostra vita. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare e dai! Ciao! Parliamo del segno dei gemelli o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque, da questa settimana il Sole esce dal segno della bilancia, dal segno amico della bilancia, per entrare nel segno dello scorpione. E questa nuova configurazione del cielo parla al nostro gemellino di stanchezza, ma anche di tutto quello che deve essere un po' rivisto, sistemato e gestito in un altro modo nella quotidianità, negli impegni, nel lavoro, perché il sole, quando transita nella sesta casa, vi pone di fronte a quelli che sono i limiti, a tutte quelle situazioni che devono portarvi anche a cambiare atteggiamento nell'essere magari troppo disponibili con gli altri, nell'essere sempre i primi a, insomma, sacrificare delle situazioni o delle cose. Quindi in questa fase, in questa nuova fase, il sole vi parla anche di stanchezza, di salute, di benessere. E quindi dovete porre rimedio perché nel corso delle prossime settimane c'è anche la possibilità in alcuni momenti di entrare proprio in contatto con uno stress del corpo e quindi fare entrare anche un po' di spazzatura energetica. Ora, con la luna che questa settimana, nella giornata di sabato, diventa piena nel segno del toro, c'è anche la possibilità per il nostro gemelli di prendere un po' le distanze, incominciare a prendere un po' le distanze da tutto quello che sta diventando tossico, insostenibile nei ritmi, ma allo stesso tempo questo sole, e poi ne parleremo meglio la settimana prossima, da questa settimana incomincia a prendere
portarvi a cercare delle cose che possano garantire più stabilità nel tempo alle vostre idee, ai vostri progetti, al vostro bisogno di realizzarvi. E quindi incomincia una fase proprio di ricerca del terreno per poi fare tutti i carotaggi del caso per vedere se quel progetto è fattibile o non è fattibile da realizzare in questo momento. È un po' come fare una sorta di preventivi, di analisi, per capire se ci possono essere, quali sono i pro e i contro. Però tenete in qualche modo in questo momento alto anche il vostro sistema immunitario e se vi siete accorti magari che dipendete troppo da un qualcosa, possa anche essere una persona, una situazione, una cattiva abitudine che in qualche modo si è cronicizzata nel tempo. Ecco che questo sole vi porterà a fare i conti proprio con tutte queste dinamiche. La settimana però si apre con una bella luna nel segno dell'acquario, una luna che vi regalerà anche la possibilità per tutti quelli che devono sostenere degli esami o dei colloqui di lavoro, vi regalerà la possibilità di fare un'ottima figura. Lasciate perdere il nervosismo, quello è nel preventivo e nel pacchetto, ma per tutti quelli che devono muoversi, per tutti quelli che devono sostenere degli esami, per tutti quelli che in qualche modo devono, insomma, dimostrare delle cose, nella giornata di lunedì, così come anche nelle prime ore della giornata del martedì, avrete la possibilità di rilasciare nel cosmo un'ottima firma energetica, di fare una bellissima impressione. Poi mettete comunque nel preventivo che come giornate saranno abbastanza convulse, dinamiche, ci sono tante cose da fare, da gestire, ci possono anche essere dei ritardi su strada che vi fanno perdere un po' di tempo. Però è una cosa normale, quindi nessuna preoccupazione. Le giornate invece che vanno da martedì nella tarda mattinata, mercoledì soprattutto e la prima parte della giornata di giovedì saranno dettate dalla quadratura della luna di transito nel segno dei pesci. Ora, questa è una luna che però, nonostante la quadratura, può essere molto interessante perché si possono aprire delle porte a livello professionale in tutte quelle situazioni che sono già in ballo da parecchio tempo, ma potreste anche ricevere una risposta per una vecchia candidatura, per una vecchia richiesta che avete fatto, così come c'è anche la possibilità di risolvere un problema molto vecchio che vi ha perseguitato a livello professionale, ma la luna in quadratura porta comunque una sorta di rigidità, di nodosità a livello emozionale e quindi in alcuni momenti, nelle giornate che vanno da martedì nella tarda mattinata in avanti, mercoledì soprattutto e la prima parte della giornata di giovedì, vi sentirete un po' nodosi sulla difensiva, un po' chiusi, ma nonostante questo sono ottime giornate per raggiungere un traguardo, per ottenere delle conferme a livello professionale soprattutto. Giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, nella prima parte della giornata di sabato, invece queste giornate saranno caratterizzate dalla luna nel segno dell'Ariete e sono ottime giornate per organizzare qualcosa di nuovo, per vivere anche delle emozioni completamente nuove che accendono la vostra curiosità e che vi portano a intraprendere magari un nuovo sentiero. Possono anche presentarsi delle situazioni come amici nuovi o vecchi che vi faranno delle proposte e quindi si creano anche delle connessioni molto interessanti in quelle giornate. Le giornate però che vanno da sabato nel tardo pomeriggio, sera e domenica con la luna che diventa piena nel segno alle vostre spalle, nel segno del toro, vi sentirete molto stanchi, avrete anche il bisogno, la sensazione, l'urgenza quasi di ritirarvi, di stare un po' da soli e quindi se fate magari delle cose, se sapete già che dovete fare delle cose dove dovete condividere il vostro tempo con altre persone, ecco, quella luna non vi renderà estremamente comunicativi e pronti, anzi vi porterà ad avere una chiusura emotiva, a sentire forte il bisogno di stare un po' da soli, oltre al fatto che vi sentirete anche particolarmente stanchi e quindi il fine settimana diventa utile soprattutto per
prendersi cura di sé e concedersi anche un po' delle coccole di benessere. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere è ancora in quadratura nel segno della Vergine e parla di coppie che magari in questo momento devono gestire e sostenere delle situazioni, sia a livello professionale o a livello personale e familiare, che sono particolarmente impegnative e quindi in questo momento la passione, il desiderio scendono un po', in secondo piano, se non anche, al terzo posto o escono proprio dal podio. Quindi in questo momento ci sono altre priorità, però c'è la possibilità con questa Venere di strutturare bene, di ottenere da parte del partner un appoggio, una conferma importante, soprattutto nelle giornate verso la fine della settimana. Quindi è una Venere che porterà anche in risoluzione tutte quelle problematiche che avete gestito nel corso degli ultimi 2 mesi. Per quanto riguarda invece il discorso single, questa Venere non vi offre chissà quali possibilità di fare degli incontri a cuor leggero, anzi c'è il rischio che possiate essere un po' troppo precipitosi, troppo sulla difensiva, troppo chiusi, meno disposti ad accettare la presenza dell'altro. Potreste essere molto indecisi in questo momento, perché magari tirate il sassolino, però poi non vi sentite del tutto sicuri di quello che state facendo. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, le cose migliorano nel mese di novembre, dall'8 in avanti, quando Venere entra nel segno della bilancia. Per il momento vi vedo ancora un po' fragilini a livello emotivo, un po' come da maneggiare con cura o indecisi. Ad ogni modo c'è comunque la possibilità di incontrare delle persone, anche attraverso il lavoro, attraverso le iniziative, gli hobby, e le giornate più interessanti per fare incontri sono proprio quelle di mercoledì e di giovedì e di venerdì. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Mi raccomando, il benessere nella vita. Ciao! Parliamo del segno del cancro o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Ed è grazie al sole che finalmente esce dalla quadratura per passare dal segno della bilancia a quello dello scorpione da lunedì 23 che inizia una fase di ripresa per il nostro cancro. Un cancro che ha gestito una fase molto delicata nel corso delle ultime settimane, che ha coinvolto la famiglia, il lavoro, le situazioni da mettere un po' a posto, e adesso, grazie a questo sole di transito nello scorpione, vedremo una nuova ascesa per il nostro cancerino, che è un po' tutto stropicciato, ma che adesso, grazie al sole che diventa come una sorta di riflettore, di faro puntato sul palcoscenico, inizia una fase importante di ripresa per il nostro cancro, che scende in campo per difendere quello che gli appartiene, ma soprattutto brillerà di una nuova luce che gli consentirà di essere visibile, appetitoso, richiesto e anche molto più determinato nell'affrontare le cose con un atteggiamento completamente diverso. Tutta questa fase nuova, ne parleremo meglio nell'oroscopo mensile di novembre, accende anche l'entusiasmo del nostro cancro che riscopre, o meglio, scopre di avere dei talenti nuovi su cui investire, scopre di avere anche delle nuove risorse o di esplorare qualcosa che aveva messo da parte tempo fa. E quindi ritornano anche gli stimoli, un entusiasmo diverso, la voglia di tirare fuori qualcosa di nuovo che è essenziale in questo momento per il nostro cancro. La settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario, una luna che porta qualche preoccupazione a livello economico o burocratico da gestire. Il settore finanze nella giornata di lunedì presenta comunque delle criticità, porta delle preoccupazioni, ma porta anche il cancro a confrontarsi magari con dei preventivi che sta ricevendo e che magari lo possono inizialmente scombussolare o spaventare, o si dovrà confrontare con qualcosa che ha a che fare proprio con le spese o il comparto finanze. L'umore è anche
un po' dark nella giornata di lunedì. Non traete conclusioni affrettate, non entrate a gamba tesa nelle situazioni, nelle cose che si possono manifestare nella giornata di lunedì, perché non è come sembra. E la giornata di martedì, grazie alla luna che esce nel corso della mattinata dal segno dell'acquario per entrare nel segno dei pesci, che veramente incomincia una fase di cambiamento per il nostro cancro. Quella luna che entra nel segno dei pesci e che vi farà compagnia soprattutto nella giornata di mercoledì, ma anche nella prima parte della giornata di giovedì, vi regala nuovi stimoli, incomincia a creare delle spinte che parlano di nuovi progetti da realizzare, un entusiasmo completamente diverso, recupererete anche a livello di autostima e questo vi consentirà di essere visibili, apprezzati, notati, arrivano delle risposte che state aspettando in quelle giornate e sono ottime soprattutto per chi deve affrontare degli appuntamenti importanti a livello professionale, per chi deve sostenere degli esami, per chi si sta candidando ai colloqui. Ecco che quelle giornate incominciano ad aprire anche delle porte che vi hanno fatto resistenza o che vi hanno proprio sbattuto in faccia se avete fatto delle richieste che non erano state minimamente accolte dall'altra parte. Le giornate invece che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e buona parte del sabato saranno invece caratterizzate dalla quadratura della luna di transito nel segno dell'Ariete. Lì bisogna impegnarsi un po' di più, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, se c'è un progetto in scadenza, se ci sono delle nuove sfide che avete imparato a gestire o che si sono manifestate da poco, si creano proprio degli appuntamenti molto importanti. Anche per rimettere in discussione qualcosa a livello di ruolo nella professione, ma di rimando questa è una luna che può portarvi anche a dedicare del tempo nuovamente a un familiare che ha bisogno o a una situazione connessa alla casa. Poi sabato. La luna esce nel corso della giornata dal segno dell'Ariete per entrare nel segno del Toro, dove verso sera diventa piena questa luna nel segno del Toro e crea una sorta di ponte, una connessione con il sole che sta pulsando sul palcoscenico e che vi rende visibili. E le giornate di sabato e di domenica sono molto importanti. Sebbene il cancro abbia uno stretto rapporto con la luna e quando diventa piena, vediamo sempre un cancro un po' inquieto, quelle giornate di sabato e di domenica regalano delle emozioni completamente nuove. Avrete la possibilità anche di vivere delle situazioni che stravolgono, che capovolgono una situazione. E quelle giornate sono particolarmente interessanti per creare connessioni nuove, per vivere delle esperienze che possono anche stravolgere una situazione critica o che avete gestito con una certa criticità nel corso delle ultime settimane. Quindi preparatevi anche a vivere queste giornate in un modo diverso, a uscire dalla vostra zona di comfort, a fare qualcosa di completamente nuovo che vi regalerà delle importantissime emozioni positive. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere sta lavorando nel segno della Vergine in questo momento e vi facilita proprio adesso, grazie al Sole che è entrato nel segno amico dello Scorpione, a creare nuove connessioni. Quindi, se siete single, questo è un momento da sfruttare al massimo, sia per quanto riguarda la visibilità, ma anche l'accesso che vi dà, creandovi come una sorta di passepartout questa Venere, nel crearvi proprio le connessioni con altre persone. E i giorni più interessanti se siete single sono quelli che vanno da martedì nella tarda mattinata, tutto mercoledì e buona parte di giovedì e poi anche il fine settimana. In questo momento le persone in questa fase Venere vi può facilitare tantissimo a incontrare persone attraverso l'uso dei social network, delle chat, ma anche attraverso i gruppi di studio, attraverso lo sviluppo dei progetti, attraverso anche le amicizie. Quindi tenetevi pronti perché questa è una settimana che può scombussolarvi piacevolmente a livello emozionale, soprattutto per quanto riguarda le nuove conoscenze. Se invece siete in coppia, da questa settimana rischiate
scoprirete un andamento diverso con il partner. Questo sole, peraltro, nel segno dello scorpione, oltre a tutti i progetti nuovi, a tutte le ambizioni, tutte le risorse che si possono risvegliare, parla anche di espansione, soprattutto per le giovani coppie. Quindi, se siete alla ricerca di un figlio, ecco che con questo sole avrete la possibilità di mettervi al lavoro e le giornate più interessanti sono anche quelle del fine settimana, con la luna che diventa piena nel segno del toro. Allo stesso tempo, è un sole che vi fa scoprire nuovamente appassionati, innamorati, coinvolti e quindi anche l'Eros adesso incomincia a prendere una bella impennata e saranno le giornate di martedì, mercoledì e qualcosina anche nella giornata di giovedì, così come nelle giornate tra sabato e domenica, che si riscopre qualcosa anche nella coppia, ma è soprattutto una nuova configurazione del cielo che aiuta il nostro cancro a mandare in risoluzione tutti i problemi che avete gestito nel corso delle ultime settimane anche nelle dinamiche di coppia, ad esempio come casa, famiglia, situazioni da mettere a posto e quindi troverete un nuovo appoggio, un nuovo supporto da parte del partner. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del leone o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Per il leone incomincia una fase da questa settimana, come tutti gli anni, verso la fine di ottobre, inizi di novembre, il sole, transitando nel segno dello scorpione, porta il nostro leone inevitabilmente a confrontarsi con una fase che rende il nostro leone un po' più fragilino. Sono le emozioni, i ricordi del passato, la famiglia, il discorso casa che tengono un po' in sospeso il nostro leone. Ma questo è un momento di revisione importante che vi porterà a scendere un po' nelle profondità, a mettere in discussione delle cose. Il sole diventa proprio una lente di ingrandimento che vi consente di andare a vedere tutte quelle situazioni che devono portare più garanzie al nostro leone e che non lo sostengono più di tanto. Quindi un momento di incertezza che serve anche per mettere in discussione tutte quelle cose che sono in cantiere in questo momento. Certo, la presenza di Sole, Mercurio e anche Marte nel segno dello Scorpione va un po' a strapazzare le emozioni del nostro leone, un leone che in alcuni momenti si ritrova ad essere emotivamente troppo coinvolto, fragile e che quindi magari rischia anche di mostrare delle fragilità agli altri, cosa che non vuole assolutamente fare. Oppure di riflesso possiamo trovare anche un leone sulla difensiva che alza il ponte levatoio, le paratie e quindi si chiude in se stesso e fa fatica a condividere con gli altri. Dipende un po' come siamo fatti, come siete fatti, ma allo stesso tempo questo è un sole che nel corso delle prossime settimane vi porterà a cambiare atteggiamento, a vedere delle cose da una prospettiva diversa, a mettervi in discussione, a rinnovare delle cose. E se siete alle prese con questioni spinose che hanno a che fare con la casa, le finanze, tutto quello che la famiglia, alcune problematiche, sono un po' il comune denominatore e dentro la fine del mese di novembre andranno tutte queste situazioni in risoluzione. Quindi mi raccomando, state tranquilli, non prendete tutto troppo sul personale, prendete fiato, soprattutto se ci sono delle giornate che vi fanno sentire emotivamente strapieni. La settimana incomincia con una luna di transito in opposizione nel segno dell'acquario e questa luna potrebbe rendervi irrequieti, tesi, senza anche sapere bene, per quale motivo siete così irrequieti? Potreste magari lamentarvi anche con delle piccole cose o delle grandi cose nella vostra. Potreste anche lamentarvi delle piccole cose che fate a livello quotidiano, potreste essere un po' insoddisfatti. Ecco, prendete quella giornata con le pinze, perché non bisogna trarre conclusioni in quella giornata. Tutto cambia da martedì.
quando la Luna esce dall'opposizione nel corso della mattinata per entrare nel segno dei Pesci. Ecco, questa Luna incomincerà a mostrarvi delle cose da una prospettiva nuova, vi porterà ad indagare, ad andare fino in fondo e vi porterà anche a tirar fuori qualcosa di nuovo per mettere in campo delle nuove soluzioni. È una Luna che va anche a sbloccare delle problematiche. Tematiche anche molto vecchie, soprattutto se sono connesse al discorso casa, famiglia o a livello economico, e vi darà la possibilità di gestire le cose in un modo diverso, oltre al fatto che possono presentarsi dei personaggi nella vostra vita che incominciano a portare delle soluzioni importanti. Se siete alle prese, ad esempio, con un rinnovo di contratto, se avete chiesto dei preventivi, incominciano proprio in quelle giornate a sbloccarsi delle cose, ma anche un parente che magari vi ha dato del filo da torcere, vi ha remato un po' contro, potrebbe diventare un vostro prezioso alleato in quelle giornate. Le giornate poi più stimolanti, più interessanti sono quelle che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e la prima parte della giornata del sabato, grazie anche al supporto di una luna nel segno amico dell'Ariete, che vi porterà a ritrovare un po' più di benessere, ma soprattutto un po' più di fiducia in voi stessi. In quelle giornate, peraltro, si sbloccano delle cose che possono diventare importanti per la vostra attività, per il lavoro, e se dovete sostenere degli esami, dei colloqui, se siete in attesa di ricevere una telefonata, tra giovedì, venerdì e sabato mattina si sbloccano proprio tutte queste cose. Poi però sabato, nel corso della giornata, la Luna esce dal segno dell'Ariete per entrare nel segno del Toro, dove la Luna diventerà proprio piena sabato sera, piena come le vostre tasche, per non dire altro. Ed ecco che tra sabato sera e domenica potreste sentirvi ancora agitati sottosopra, emotivamente troppo coinvolti, irrequieti. Ecco, anche lì non bisogna scendere in campo subito traendo delle conclusioni. È una luna che apre un circuito, apre un portale che poi si chiuderà attorno al 13 di novembre, quando la Luna diventerà nuova nel segno dello Scorpione, e quindi finisce un po' quella fase di rinnovo del guscio, della corazza per il nostro leone, e quindi quella fragilità, quelle emozioni, quegli up and down, accoglieteli nella vostra vita, perché fanno parte comunque di un percorso importante che vi porterà comunque a rinnovarvi, a cambiare delle cose, e i momenti sfidanti servono proprio per liberare tutte le risorse. Ad ogni modo, a livello pratico e logistico, se lavorate tra sabato e domenica, preparatevi a gestire magari qualche imprevisto o qualche situazione che vi porterà ad essere coinvolti in prima persona. Potreste dover gestire magari delle situazioni di crisi all'ultimo minuto, così come se invece siete tranquillamente a casa, potreste ritrovarvi a vagare, per riempire un qualcosa che non riuscite emotivamente a riempire. Quindi mi raccomando, gestitela con le pinze, con cautela, quella luna che diventa piena nel segno del Toro. Ma parliamo di sentimenti e di relazioni, perché da una parte questa Venere che sta transitando nel segno della Vergine porta il nostro Toro a puntare sulle garanzie, sulle solidità, e se parliamo di un rapporto di coppia che già esiste, almeno il partner in questa fase è presente, è una zona sicura, ma potrebbe anche questa Venere mostrare tutte le cose che non vi portano ad avere un supporto o una garanzia dall'altra parte. Ed ecco che, associata anche alla presenza del Sole nel segno dello Scorpione, in alcuni momenti vedremo un leone che chiede magari un supporto, un aiuto, chiede qualcosina in più per ottenere quella sicurezza emotiva di cui ha bisogno in questo momento. Questa settimana però nel cielo si creano delle configurazioni, dal mio punto di vista, che possono essere anche d'aiuto, e le giornate di martedì, mercoledì e la prima parte di giovedì, così come anche quelle di luna piena,
Io non escludo che il partner possa mostrarvi qualcosa di veramente concreto, aiutandovi a fare da scudo o da cuscino a quella fase di fragilità. I progetti a lungo termine, così quelli che sono i progetti anche molto concreti, sono un po' il salvagente, quindi indirizzate tutto nella realizzazione di questi progetti, nello sviluppo anche di questi progetti in coppia, perché vi daranno come la sensazione di fare un ottimo gioco di squadra e di essere emotivamente supportati e anche coinvolti. Se siete single, questa fase nuova con il sole che sta transitando nel segno dello scorpione può portarvi ad essere, come vi dicevo all'inizio del video, un po' sulla difesa, così come anche ad essere troppo fragili. E dipende un po' come siete fatti. Se vi sentite già emotivamente troppo coinvolti, fragilini, da maneggiare con cura, ecco, davanti magari ai nuovi incontri che si possono presentare questa settimana, nelle giornate tra martedì, mercoledì, giovedì e nel fine settimana, non siate precipitosi, non incominciate a mettere tutto davanti ai buoi, perché non ha molto senso. Quindi mi raccomando, cercate di gestire le cose con più cautela. Mentre invece, se siete troppo chiusi, troppo sulla difensiva, in questo momento sarebbe l'ideale abbassare un attimino quei livelli di difesa e cercare di capire che cosa sta arrivando dall'altra parte, che cosa ci può essere anche dall'altra parte. Quindi non andate agli appuntamenti armati fino ai denti, così come non andate agli appuntamenti completamente sguardianati, cercando un supporto, emotivo anche dal primo che passa. Quindi mi raccomando, gestite questa settimana con un po' di cautela e vedrete tutto da una prospettiva diversa tra qualche settimana. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare in barba a tutti questi pianeti nello scorpione. Ciao! Parliamo del segno della Vergine o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Grazie al Sole che da questa settimana irrompe nel segno dello Scorpione, incomincia una fase molto più stimolante e anche appagante per la nostra Vergine che ha vissuto l'ultimo mese come in assenza o di stimoli o come se fosse tutto piatto, dove non accade nulla. Ecco che grazie al sole che entra nello scorpione adesso incominciano a prendere forma quegli slanci, tutte quelle cose che vi consentiranno di andare a prendervi simbolicamente tutto quello che è emerso nel corso dell'ultimo mese sotto forma di mancanze, tutto quello che doveva portare nuove garanzie alla nostra Vergine. E questo sole insieme a Marte, a Mercurio, fanno da apripista, incominciano ad aprire delle porte, incominciano a creare delle nuove connessioni, vi portano magari a sviluppare dei progetti nuovi, così come a riprendere in mano i vecchi progetti che avevate messo da parte. E sono soprattutto le connessioni, le firme, le cose che vi accadono proprio questa settimana che danno quello stimolo e quel condimento necessario a progetti, ma anche alla vostra vita. Quindi sfruttate al massimo questa nuova condizione per ricevere lo slancio e andare ad aprire anche quelle porte che vi hanno un po' sbattuto in faccia. Ecco, la settimana però non inizia da subito con tutto questo slancio, con tutto questo sprint, perché la luna di transito nel segno dell'acquario può portarvi magari anche a confrontarvi con delle problematiche con i colleghi, ad avere delle difficoltà magari a gestire i tempi, vi sentirete magari un po' fuori tempo, magari parlano troppo velocemente gli altri o non riuscite a farvi capire voi. Ci possono essere anche degli imprevisti a livello tecnico che vi faranno perdere del tempo nella giornata di lunedì, rischiando proprio anche di arrivare a casa con la lingua sotto i piedi ed essere molto stanchi. In quella giornata però cercate di dare una priorità alle cose che vi riguardano, lasciando un po' da parte quelle situazioni che dipendono troppo dagli altri o che vi scaricano addosso gli altri, perché il rischio è quello poi di perdersi nella giornata di lunedì tra le richieste ingombranti che arrivano da parte degli altri. Anche per quelli che non lavorano, c'è il rischio davvero di perdersi in un bicchiere d'acqua. Le giornate però più interessanti della settimana sono quelle che vanno da martedì
nella tarda mattinata tutto mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì, grazie all'opposizione della Luna nel segno dei pesci che apre ufficialmente le danze e incomincia a stimolare anche quel sole che crea le spinte. In quelle giornate avrete la possibilità di rivedere qualcosa nel vostro contratto, di vedere accolte le vostre richieste, ma anche di gestire delle nuove situazioni che vi porteranno magari a mettere la firma su un nuovo contratto di lavoro o a ricevere una telefonata o a fare un incontro che si rivelerà molto importante per la vostra realizzazione personale. Anche per quelli che non lavorano, queste sono giornate da attenzionare perché si creano delle connessioni molto interessanti che possono aiutarvi anche a sbloccare un vecchio problema. Le giornate poi che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e la prima parte della giornata del sabato saranno invece caratterizzate dalla presenza della Luna nel segno dell'Ariete. Ecco, quella Luna porta l'attenzione e un warning nella questione spese, economia in generale, tutto quello che ha a che fare un po' con l'amministrazione delle finanze. Potreste ritrovarvi magari a cercare dei documenti in quelle giornate che dovete presentare. Insomma, sono giornate che hanno anche un impatto emotivo strano, portandovi magari ad avere delle difficoltà nel condividere con gli altri le vostre emozioni e accendono un warning sulla situazione economica e sulla gestione delle finanze. Quindi mi raccomando, attenzione a non spendere troppo, ma preparatevi però a un fine settimana straordinario. Grazie alla Luna che diventa piena nella giornata di sabato nel segno del Toro e che continuerà a regalarvi delle intense emozioni anche nella giornata di domenica, io vedo un weekend alternativo per voi dove magari avrete la possibilità di mettervi in viaggio, di organizzare qualcosa di diverso, ma sono soprattutto le esperienze che farete nella giornata tra sabato sera e domenica che vi lasciano qualcosa di veramente importante, lasciano un segno importante, oltre al fatto che c'è la possibilità in quelle giornate di fare dei super incontri che porteranno, la nostra Vergine ad avere qualche garanzia in più anche per chi sta cercando magari qualcosa di più stimolante, sia per dare una destinazione d'uso alla propria esistenza, ma anche nei rapporti e nelle relazioni. In questo momento, se parliamo proprio di rapporti e di relazioni, Venere si trova nel vostro segno e questa settimana Venere viene attivata dai passaggi della Luna che creano delle condizioni, dal mio punto di vista, molto interessanti. Se siete in coppia, questo è un ottimo momento per incominciare una navigazione nuova che vi porterà a realizzare dei grandi progetti, ma anche a realizzare quelle cose che avete messo da parte per tantissimo tempo e quindi che non vi siete dati il permesso di fare o di vivere nella coppia. Ad esempio, questa settimana, se state pensando di organizzare un viaggio, se volete concedervi delle cose, se state pensando magari di coinvolgere anche il partner in un'idea, in un progetto professionale, questa è la settimana giusta, ragazzi. E oltretutto, se avete in cantiere qualcosa da realizzare di molto importante che parla comunque di trasferimenti, qualcosa di veramente, un cambiamento davvero importante, questa è la settimana dove incominciano ad aprirsi i corridoi nuovi che vi spingono verso la realizzazione. Ma Venere nel segno potrebbe anche portare la nostra Vergine a confrontarsi con quello che non c'è, con quello che non funziona nelle dinamiche di coppia e quindi sentire il forte il bisogno di prendere delle decisioni o delle contromisure per far funzionare o archiviare ed eliminare dalla vostra vita tutto quello che non funziona più. E le giornate più importanti in questo caso saranno quelle che vanno da martedì, mercoledì e giovedì. Se invece siete single, occhi aperti all'orizzonte, ragazzi, perché questa è una settimana importantissima. Grazie alla Luna che entra in opposizione tra martedì, mercoledì e giovedì, e poi la Luna che diventa piena nel segno del Toro nel fine settimana, avrete la possibilità di fare degli incontri con persone che sono veramente allineate
alla vostra anima e al vostro progetto di vita. Quindi fatevi stupire, fatevi shakerare. L'amore potrebbe anche presentarsi con poco preavviso oppure con persone che stanno non proprio sotto casa e quindi in questo caso magari si possono attivare anche i social network, le chat, le applicazioni per gli incontri, insomma. Dateci dentro perché questa è una settimana molto interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno della bilancia o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque, il Sole si congeda dal segno della bilancia questa settimana per entrare nel segno dello Scorpione e incomincia il vero viaggio per la nostra bilancia, una bilancia che ha appena finito di fare la ricarica solare e adesso questo nuovo Sole nello Scorpione mostra quelle che sono le nuove priorità della bilancia perché illumina lo spazio zodiacale delle risorse. Quindi tutto quello che deve portare più conferme e garanzie, sia a livello economico, professionale o connesse alla casa, ma anche tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo dei progetti, nei rapporti con gli altri. Quindi vedremo una bilancia scendere in campo per difendere quello che ha già conquistato e realizzato, ma anche per incominciare a liberare delle energie nuove, delle cose nuove che porteranno presto la bilancia a ottenere di più. Questo è un po' il senso del Sole nello Scorpione che è paragonabile come a una sorta di risveglio potentissimo che porterà la bilancia ad aprire gli occhi e ad accorgersi di quello che c'è e che va mantenuto, preservato, coltivato, protetto, ma anche di quello che non c'è e quindi incominciano poi tutte quelle fasi che porteranno la bilancia alla conquista di tutte quelle situazioni che ad oggi mancano, che non portano più di tanto delle garanzie. La bilancia si sa, è un segno cardinale, è un segno governato da Venere e da Saturno. È un segno che tende spesso e volentieri, ma non per tutti i nati del segno, Sto facendo una generalizzazione spicciola, però la bilancia tende per sua natura a proiettare sugli altri magari cose che gli mancano, nella speranza di poter ottenere attraverso qualcun altro quel qualcosa che gli manca, che deve integrare. Ecco che in questa fase si accorge o si può accorgere la bilancia di aver proiettato troppo su qualcosa, di dipendere troppo da un matrimonio, da una relazione professionale, da un qualcosa che non gli consente di ottenere più di tanto delle garanzie ed è adesso che si prepara a scendere in campo per ottenere quella stabilità nel tempo, anche a costo di mandare all'aria tutto quello che ostacola, che trattiene, che non consente alla bilancia di ottenere di più. La settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario. E attenzione perché questa è una luna che incomincia a far aprire gli occhi alla nostra bilancia su quelle che sono le nuove priorità, tutto quello che deve ottenere in cambio dall'altra parte, quali sono le cose che sta mettendo in campo e che non le portano dall'altra parte a ricevere la pallina. E quindi incomincia la bilancia nella giornata di lunedì a mettere in discussione qualcosa o a mettere in chiaro qualcosa, che possono anche essere dei confini che inizia simbolicamente a tracciare per difendersi. A livello però pratico e spicciolo, quella giornata vi porterà anche a stretto contatto con i soldini, quindi tutto quello che ha a che fare un po' con le spese, farete un po' i conti della serva in quella giornata di lunedì. Martedì, nel corso della mattinata, la Luna esce dallo spazio zodiacale dell'Acquario per entrare nel segno dei Pesci. Ora, martedì mattina, se dovete smuovere delle cose, se dovete fare delle richieste, se dovete anche provocare magari per ottenere dall'altra parte qualcosa, fatelo proprio nella giornata di martedì perché avrete la possibilità di emettere nel cosmo una frequenza che può diventarvi utile tra qualche settimana. Però poi la Luna, quando esce dall'acquario per entrare martedì mattina nel segno
dei pesci, ecco che quelle giornate che vanno da martedì pomeriggio, mercoledì e la prima parte di giovedì saranno particolarmente stancanti e quindi mi raccomando, attenzione al fisico, attenzione a non esagerare. Però quelle giornate sono particolarmente interessanti per ottenere delle conferme in ambito professionale. E quindi, se state aspettando, che ne so, di essere convocati da un capo, se avete fatto delle richieste, se state aspettando che si verifichi e si manifesti qualcosa a livello professionale, ecco che quelle sono giornate che vi porteranno ad ottenere qualcosina di più, ma è un qualcosa che vi spetta, non è che vi viene regalato nulla, quindi c'è anche tutta una serie di impegni, di responsabilità e di scadenze da gestire proprio in quelle giornate. Poi però giovedì pomeriggio la luna entra nel segno in opposizione nel segno dell'Ariete, dove resta tutta la giornata di venerdì e qualcosina anche nella giornata del sabato. Ora, quelle sono giornate da utilizzare con cautela perché l'opposizione della Luna vi porterà a individuare tutti quei settori di vita dove la bilancia dipende troppo dagli altri, come vi dicevo prima. Ecco, in quelle giornate avrete molto chiare quelle che sono le condizioni che vi limitano e vi trattengono, e da lì potrete incominciare a scendere in campo per trarre delle conclusioni o incominciare a segnare o a coprire con il pennarello tutte quelle situazioni che vi stanno portando a dipendere troppo da un rapporto professionale, da un sentimento, da tutte quelle situazioni che vi trattengono al suolo. Poi la Luna nel corso della giornata di sabato esce dall'opposizione per entrare nel segno del Toro, dove diventa piena nella giornata di sabato e ci sarà anche nella giornata di domenica la Luna nel segno del Toro, ed ecco che questo fine settimana potrebbe rendervi un pelino irrequieti, anche senza sapere il motivo, il perché. Magari non c'è proprio niente che vi disturba effettivamente, però vi sentite un po' così in bilico, in equilibrio instabile su un precipizio a livello emozionale. Quindi mi raccomando, non traete conclusioni affrettate nel fine settimana, ma soprattutto date una bella rigirata o una bella chiusura al portafogli, perché la tendenza con questa luna sarà quello anche di spendere, espandere per compensare magari qualcosa, un vuoto che poco verrà compensato con acquisti di beni. Molto meglio utilizzare quelle giornate per andare a riempirvi di cose positive, di cose che vi danno proprio un nutrimento emotivo. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere si trova nel segno alle spalle, nel segno della Vergine, e porta la bilancia anche a confrontarsi con magari l'aver investito male in un rapporto che adesso non presenta più condizioni di stabilità. Può anche essere magari la bilancia in questa fase un po' stanca, stufa di determinate cose che sono sempre tutte uguali, giornate tutte uguali alle altre. Quindi in questo momento la bilancia entra in contatto con delle insoddisfazioni nelle dinamiche di coppia, ma banalmente possiamo anche essere di fronte a una bilancia che deve gestire altre situazioni e quindi va a mettere un attimo in stand-by le dinamiche di coppia che già esistono, il rapporto e la relazione. Quindi non traete conclusioni affrettate, cercate di sfruttare al massimo anche questa settimana per ritagliarvi del tempo di qualità, e il fine settimana potrebbe darvi una grande mano e aiuto nel fare proprio questo, cioè nel tracciare dei confini e incominciare a inserire un tipo di carburante giusto nella coppia, anche per riscoprire un po' l'eros, visto che questa luna sarà anche particolarmente godereccia e libidinosa. I single, però, con questa Venere, rischiano di attirare delle persone che hanno bisogno o di essere aiutate,
E quindi bisogna anche capire un attimino che cosa siete disposti a dare voi per ottenere dall'altra parte in cambio, ma possono anche presentarsi delle persone che vi danno la sensazione, che sia tutto a posto, ma poi in realtà non sono quello che sembrano. Quindi mi raccomando, prendetevi, del tempo prima di aprirvi del tutto con queste persone, a meno che non abbiate di nascita una Venere nella Vergine, a meno che non ci siano, a meno che non abbiate tanti valori nello Scorpione o nei segni di terra. State attenti, maneggiatela un po' con cura, perché il rischio è quello di dare proprio fiducia a delle persone che poi o vi tradiranno, o non sono quello che sembrano. Quindi mi raccomando, antenne dritte per non trasformarle in corna dopo. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dello Scorpione o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo segno zodiacale. Beh, intanto tantissimi auguri di buon compleanno. Lo Scorpione apre il pannellino solare e incomincia la sua ricarica solare. È arrivato completamente svuotato lo Scorpione a questo passaggio di consegne del Sole. Siamo di fronte probabilmente a uno Scorpione stanco, incazzato, perché ha Marte nel segno, e anche sulla difensiva, nel senso che comunque stava già incominciando a scendere in campo. Adesso con il Sole però le cose cambiano, perché inizialmente vi sentirete meglio anche fisicamente, incomincerete a recuperare terreno, la voglia, lo slancio e quella rabbia, o meglio, quella sensazione di essere sempre un po' sul chi vive, adesso incomincia a trasformarsi in slancio, in determinazione, in voglia di fare, voglia di prendervi anche quello che vi spetta in termini di riconoscimenti. E quindi questo sole piano piano nel corso della settimana incomincia a creare nuovi stimoli, nuovi inizi importanti, e tutto quello che poi ve lo ripeto anche la settimana prossima con l'oroscopo mensile di novembre, dove siete comunque protagonisti del periodo, tutto quello che nasce sotto proprio il cielo del compleanno è l'impalcatura del vostro anno solare. Quindi molte cose che incomincerete a liberare adesso, a mettere in campo adesso, le idee, i progetti, tutte quelle novità che si presentano adesso, sono un po' la vostra trama del film, del vostro film. Quindi diventa un periodo molto molto importante, dove bisogna avere le idee chiare. Questo anche grazie a Mercurio. Adesso incomincerete a cambiare visuale, a cambiare idea, a cambiare modo di vedere le cose. Quindi incomincia una settimana decisamente diversa rispetto alle ultime che avete lasciato, che vi siete lasciati alle spalle. Anche se nella giornata di lunedì la Luna si trova di traverso nel segno dell'Acquario, quindi ci può essere magari qualcosa a livello familiare che vi trattiene o che vi crea un po' di pensieri, o questa Luna probabilmente può anche essere connessa non solo alla famiglia, ma anche alla casa, agli appuntamenti che si creano nel lavoro. È una Luna che vi rende un po' ancora tesi o sulla difensiva. Poi però nella giornata di martedì la Luna esce nella mattinata dal segno dell'Acquario, quindi si interrompe la quadratura per entrare nel segno dei Pesci, e lì incomincia una fase molto stimolante, molto interessante e più positiva, dove recupererete la fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità, ma soprattutto vivrete delle esperienze, delle emozioni che sono molto importanti. Peraltro, se dovete fare delle richieste, se dovete smuovere delle cose, se avevate già lanciato un sassolino e non è arrivato nulla, magari nelle settimane precedenti, sfruttate le giornate che vanno da martedì, nella tarda mattinata di martedì, quindi tutto il pomeriggio, la notte, il mercoledì e anche tutto il mercoledì e anche la prima parte della giornata di giovedì, perché in quelle giornate possono arrivarvi delle conferme, così come avrete la possibilità di smuovere le cose e di ottenere con più facilità delle risposte. E se dovete partecipare magari a dei colloqui
di lavoro, se vi state guardando attorno, se dovete sostenere magari degli esami, eccetera, eccetera, ecco, quelle sono giornate fantastiche. Avrete la possibilità di sbaragliare e di eliminare la concorrenza. Le giornate invece che vanno da giovedì pomeriggio, tutto venerdì e la prima parte del sabato sono impegnative a livello organizzativo. Mi raccomando, cercate di non essere troppo disponibili con gli altri perché il rischio in quelle giornate è quello di dare il permesso agli altri di scaricarvi addosso le loro lordure e di restare magari indietro su quelle che sono le cose che avete in scadenza voi e che davvero dovete consegnare voi. Quindi mi raccomando, imparate a gestire le cose in un modo diverso, ma a un livello di interpretazione un po' più alto, quella luna nell'ariete tra giovedì pomeriggio, venerdì e sabato vi porterà a riprendere un po' il contatto con voi dopo le settimane faticose che avete gestito e ormai archiviato nell'ultimo mese. E lì, se avete applicato delle nuove regole nel corso delle ultime settimane, vedrete anche dei risultati. Ad esempio, se vi siete messi a dieta, se avete incominciato magari una terapia nuova, se vi siete messi alla ricerca di un nuovo concetto di benessere, ecco che quelle giornate vi porteranno a entrare in contatto con un qualcosa di molto importante e di significativo per voi. Però attenzione a non essere troppo disponibili con gli altri. Le giornate invece di sabato pomeriggio, sera, quando la luna diventa piena in opposizione nel segno del toro e poi ancora per tutta la giornata di domenica, quelle sono giornate importantissime perché è lì che il nostro scorpione incomincia a costruire l'impalcatura del nuovo progetto. E quindi simbolicamente metterete la pietra, la prima pietra su un qualcosa di importante. Tuttavia, la luna piena in opposizione può rendervi inquieti, agitati, soprattutto nella giornata, nella notte di sabato e nelle prime ore della giornata di domenica. Quindi, se vi sentite troppo coinvolti, se ci sono delle cose che vi fanno dipendere troppo dagli altri, se avete come dei sospetti, se avete come la carogna che vi sta salendo sul collo, non traete conclusioni affrettate, lasciate passare questa luna che diventa piena e poi piano piano quando incomincia la sua fase calante, vedrete le cose sicuramente da una prospettiva diversa. Però preparatevi anche a farvi stupire nel fine settimana perché quella luna piena crea un'ottima connessione con Venere nella Vergine, quindi diventa straordinaria anche per crearvi delle connessioni nuove, per fare qualcosa di diverso. Fatevi stupire nella giornata di domenica perché è molto interessante e parliamo proprio di sentimenti, perché con questa Venere nella Vergine sono molte le novità che si stanno manifestando sul campo adesso, sia per chi è in coppia ma anche per chi è single, perché dopo mesi e mesi con una Venere a sfavore, finalmente adesso questa Venere parla di futuro, di arietta nuova, di nuovi stimoli e quindi tutto diventa più facile, più sostenibile. In coppia, quella Venere abbinata alla Luna che diventa piena questa settimana può creare delle condizioni importantissime che parlano di costruzione, di dichiarazioni d'amore, di cose importanti che vi spingono verso la realizzazione in coppia. E le giornate più creative, più libidinose, più intense da vivere anche dal punto di vista passionale dell'Eros, sono quelle di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì e naturalmente sabato e domenica con la luna che diventa piena. Se invece siete single, adesso con il sole che irrompe nel vostro spazio zodiacale, tutto cambia perché sarete protagonisti, visibili, magnetici, seduttivi da fare schifo quasi. Quindi scusatemi se ve l'ho detto in questo modo. E questo vi consentirà di attirare nuovi sguardi, di essere
particolarmente magnetici e questa settimana si possono creare delle situazioni molto coinvolgenti, appassionanti ed erotiche nelle giornate di martedì, mercoledì e poi ancora nel fine settimana. Quindi dateci dentro perché questa è una settimana che può ribaltare lo status quo delle cose. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro ancora tantissimi auguri di buon compleanno e una favolosa settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del Sagittario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque, con il Sole che da questa settimana entra nel segno dello Scorpione, incomincia una fase importantissima ma anche molto delicata per il nostro Sagittario, e cioè quel mese che anticipa il compleanno, una fase di pre-rinascita che porterà il nostro Sagittario a confrontarsi anche con una fase un po' più impegnativa dal punto di vista organizzativo, in quanto il Sole nel segno alle spalle porterà anche a rilasciare prepotentemente le ultime riserve di energia accumulate per arrivare completamente vuoti e liberi da tutte le scorie nella fase di ricarica solare che avverrà verso la fine di novembre. Quindi preparatevi a gestire un 3-4 settimane impegnative dove però a livello emotivo il nostro Sagittario sarà dietro le quinte, cioè si prepara per transitare sul palcoscenico. In questa fase, in alcuni momenti, non sempre, ma in alcune giornate, entrerete in rotta di collisione con tutte quelle cose che avrete voluto realizzare, ma che non siete riusciti a sviluppare, e quindi può emergere, può ogni tanto arrivare quella sensazione di fallimento per tutte quelle situazioni che non siete riusciti a raggiungere o a tagliare il traguardo. Allo stesso tempo, stanchezza, la sensazione di avere un po' tutto e tutti contro e anche la sensazione di sacrificarsi inutilmente per aver magari investito su cose che non vi hanno portato nulla di fatto, sono un po' il comune denominatore del periodo. Ma allo stesso tempo, se viene sfruttata bene questa fase, avrete la possibilità poi di rilasciare delle risorse incredibili entro la fine di novembre. Quindi questo è anche un ottimo momento per vedere da vicino delle cose che non vi piacciono più, delle cose che devono cambiare nella vostra vita, nei rapporti con gli altri, nei progetti condivisi, ed entrare anche in contatto con tutte quelle cose che hanno il compito di portarvi a vedere il tutto da una prospettiva diversa. Quindi ne parleremo meglio dalla settimana prossima, quando uscirà l'oroscopo mensile di novembre, dove poi vedremo finalmente il nostro Sagittario protagonista. Però da questa settimana dovrete imparare un po' a convivere con la stanchezza, il senso di sacrificio e quella voglia anche di isolarvi, perché non vi sentite in connessione perfetta con il mondo circostante. La settimana incomincia con una luna di transito nel segno dell'acquario e questo vi porterà a confrontarvi con un inizio di settimana impegnativo soprattutto per gli appuntamenti, i tempi, ma anche eventuali problematiche che si possono presentare in ambito tecnologico e nella comunicazione, che vi faranno perdere del tempo, creandovi anche dei fraintendimenti con delle persone che collaborano con voi. Quindi mi raccomando, nella giornata di lunedì non partite a bomba, non siate precipitosi, non reagite a delle magari provocazioni che vi fanno o semplicemente vi possono fare delle osservazioni che voi però prenderete un po' tutto troppo sul personale. Oltretutto, non scaricatevi così velocemente nella giornata di lunedì, non dimostratevi sempre e troppo disponibili nell'aiutare gli altri, perché in questa fase, soprattutto con il sole che entra nel segno dello scorpione, dovete anche dare un po' di retta al vostro fisico, prendendovi più cura di voi.
proprio nel concetto di benessere, ma ci arriviamo con la luna che diventa piena nella giornata di domenica. Nelle giornate invece di martedì, nel corso della mattinata, quando la luna uscirà dallo spazio zodiacale dell'acquario per entrare nel segno dei pesci, dove transiterà tutta la giornata di mercoledì e anche nella prima parte della giornata di giovedì, la quadratura della luna andrà a pizzicare le vostre emozioni. Tuttavia, se siete alle prese con questioni da mettere a posto in ambito familiare, se si sono create delle situazioni che vi hanno portato magari a confrontarvi con delle cose da mettere a posto a livello professionale, se ci sono delle cose connesse alla casa, famiglia, lavoro, ecco che quelle giornate, nonostante la quadratura, vi porteranno a ottenere delle conferme e possono magari inaspettatamente presentarsi delle situazioni che nascondono delle opportunità. Quindi, anche se state aspettando magari di ricevere l'ok da parte di un istituto di credito, una finanziaria o una banca, quelle sono giornate dal mio punto di vista molto interessanti, sebbene a livello emozionale farete cic-ciac, cic-ciac dentro di voi. Anche quelle sono giornate da prendere un po' con le pinze, ma possono anche ribaltare completamente una situazione che era sfidante fino a ieri, trovando finalmente la soluzione. Le giornate che vanno da giovedì pomeriggio, tutto venerdì e la prima parte del sabato sono le più belle della settimana, grazie allo slancio della luna nel segno dell'Ariete che vi porterà a recuperare l'entusiasmo, l'energia, la voglia di fare, ma anche a riprendere un po', a ritrovare il concetto di autostima e di fiducia nelle vostre capacità. Quelle sono giornate dove avrete la possibilità di emergere, di essere notati, di essere visti e vi possono anche arrivare delle conferme magari da parte di un capo, di un collaboratore e c'è la possibilità anche di fare delle richieste in quelle giornate che vi porteranno poi ad ottenere delle risposte la settimana prossima. Quindi utilizzate queste giornate per organizzarvi al meglio e per sfruttarle al massimo queste giornate. Poi però la luna sabato lascia lo spazio zodiacale dell'Ariete per entrare nel segno del Toro e si oppone al sole che avete nel segno alle spalle. Per un fine settimana, quello di sabato e di domenica, sabato sera la luna diventa piena nel segno del Toro e domenica transita nel segno del Toro, dove avrete la sensazione, il bisogno, più che la sensazione, il bisogno e l'urgenza di ritirarvi, di stare tranquilli, anche perché quella luna ha il delicato compito di ripristinare un equilibrio di tutto quello che vi sta mandando in disequilibrio e quindi dovrete dare molta retta a tutti i segnali attorno a voi, ma soprattutto dovete prendervi cura del vostro corpo, del vostro benessere. Dovrete andare alla ricerca del vostro benessere, perché il sole nel segno alle spalle vi svuota molto velocemente le riserve di energia e quindi potreste arrivare con la lingua sotto i piedi tra sabato e domenica o incominciare con quella luna che diventa piena nel segno del Toro a sentire forte il bisogno di disintossicarsi, di allontanarsi da tutto quello che sta diventando una cattiva abitudine nella vostra vita o peggio, una dipendenza. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, in questo momento Venere di transito nel segno della Vergine, con la sua quadratura, impone delle nuove regole nel gioco, nelle dinamiche di coppia che già esistono ed è un periodo dove il nostro Sagittario è un po' più freddo, meno coinvolto, meno passionale, perché questa è una Venere che presenta tutta una serie di spigoli e di ruvidità. Ma allo stesso tempo, se siamo di fronte a una coppia che fa fatica ed è andata in disequilibrio, questa Venere vi porta a staccarvi emotivamente per vedere le cose da una prospettiva nuova e mettere in chiaro delle condizioni, rigide condizioni, per far funzionare o per prendere una decisione definitiva di fuori
fuori o dentro. Per quanto riguarda invece le coppie regolari, dove non ci sono problematiche di sorta, quella Venere vi porta a puntare tutto nel lavoro, casa, ci possono essere magari i figli, e quindi il concetto di amore, di passione, di Eros scende un po' dalla classifica, anche se in questa settimana avrete la possibilità verso la fine di ritagliarvi del tempo di qualità e di benessere da condividere con il partner, quindi non siate sempre respingenti. Per quanto riguarda invece il discorso single, con quella Venere c'è la possibilità di intercettare delle nuove conoscenze nella professione. Oppure, se non lavorate, se avete già dato, il rischio con questa Venere è quello di attirare in questo momento delle persone nella vostra vita che però non possono darvi al momento delle conferme. Quindi, da una parte dovrete gestire gli impulsi, il desiderio di ottenere delle conferme, dall'altra dovete stare anche un po' attenti a non affezionarvi a tutte quelle persone che non possono darvi al momento delle garanzie, altrimenti il rischio è poi quello di ritrovarsi sguardianati. Le cose miglioreranno nel mese di novembre quando Venere uscirà dalla quadratura, però per il momento tenete alti i livelli di warning nella vostra vita sentimentale, perché c'è proprio il rischio di abbandonarsi, di lasciarsi andare in situazioni che però, dal mio punto di vista, possono offrire pochissime garanzie. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare e mi raccomando, tenete alto il sistema immunitario e appena potete rigeneratevi. Ciao! Parliamo del segno del Capricorno per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. E il Capricorno zitto zitto sta recuperando terreno ed è proprio grazie al Sole che questa settimana, lunedì 23, esce dalla quadratura, cioè dal segno della Bilancia, per entrare nel segno dello Scorpione, che si allenta quella cappa, quella sensazione di rigidità che vi ha accompagnato nel corso dell'ultimo mese. E la presenza di ben tre pianeti nel segno dello Scorpione porta il nostro Capricorno a pianificare la propria vendetta o a prendersi quello che gli spetta in un modo e con un atteggiamento completamente diverso rispetto all'ultimo mese. E quindi è tempo di rivincite per il nostro Capricorno, un Capricorno che adesso incomincia a sentire forte il desiderio di deresponsabilizzarsi un attimo, incomincia a vedere le cose da una prospettiva diversa, ma incomincia anche a investire sul futuro in un modo diverso. Questo è un ottimo momento, ad esempio, per incominciare a mettersi al lavoro su un nuovo progetto, sentire degli stimoli nuovi che vi spingono in una direzione diversa, a intraprendere anche qualcosa di nuovo nella vostra vita, perché il desiderio di novità, di leggerezza, di condimento è un po' il comune denominatore del momento. E attenzione anche alle connessioni che creerete nel corso delle prossime settimane, ma ne parliamo meglio nello speciale di novembre che uscirà la settimana prossima, perché tutto quello che viene condiviso, tutto quello che nasce anche nelle condivisioni, nelle collaborazioni sotto questo cielo, crea delle situazioni molto interessanti, portandovi ad ottenere delle conferme. La settimana incomincia con una luna di transito nel segno dell'Acquario. Ora, questo però non è ancora un inizio di settimana stellare, perché la luna in Acquario vi porta a stretto contatto con o delle questioni da mettere a posto in ambito economico o con delle preoccupazioni che riguardano proprio le spese e le finanze. Ora, non dovete trarre delle conclusioni affrettate nella giornata di lunedì, perché quella luna in acquario, in rotta di collisione con i pianeti nello scorpione, possono generare tutta una serie di dinamiche che vi portano a difendervi o di contromisure che applicherete, che dal mio punto di vista però
però vi portano ad essere armati fino ai denti senza ottenere però dall'altra parte un nulla di fatto. Quindi mi raccomando, il rischio è proprio quello di entrare a gamba tesa in alcune situazioni che si stanno riequilibrando proprio adesso. Quindi sarebbe da sciocchi mandare all'aria qualcosa che si sta riallineando proprio adesso. Molto meglio sarà invece la giornata di martedì, quando la Luna nel corso della mattinata uscirà dallo spazio zodiacale dell'Acquario per entrare nel segno dei Pesci. E le giornate che vanno da martedì nella tarda mattinata, mercoledì e giovedì nella prima parte della giornata di giovedì saranno straordinariamente interessanti, perché la Luna di transito nel segno dei Pesci comincia ad aprire delle porte e si parla di nuove occasioni, di nuove possibilità. Sono giornate molto interessanti per chi deve sostenere dei colloqui, degli esami, ma anche per quelli che hanno fatto delle richieste, che stanno aspettando magari di essere convocati da parte di un capo, per chi aveva messo in chiaro delle cose e poi è rimasto lì con un bicchiere d'acqua in mano. Quindi adesso incominciano a prendere forma degli nuovi stimoli, delle spinte che possono aprire anche delle porte molto interessanti in quelle giornate. Oltretutto, in quelle giornate c'è la possibilità di avviare una nuova collaborazione, di mettere la firma a un nuovo contratto, di sviluppare un nuovo progetto, di entrare in contatto con delle persone che si riveleranno particolarmente utili per raggiungere i vostri scopi. Le giornate invece che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina sono da maneggiare ancora con cura, perché quelle giornate ripropongono un qualcosa che avete già gestito nel corso dell'ultimo mese. Tuttavia, poiché il cielo è cambiato e quindi è tutto nuovo, possono anche presentarsi delle dinamiche che avete già gestito per quanto riguarda il lavoro, la casa, le responsabilità, le sfighe o le sfide, e si possono però anche presentare delle occasioni per mandare in risoluzione definitivamente e archiviare tutte quelle problematiche. Allo stesso tempo, però, quella luna nell'ariete vi rende emotivamente fragili o coinvolti. Quindi, se vi sentite un po' pieni in quelle giornate, imparate a maneggiare con cura tutto quello che vi arriva, non prendete tutto troppo sul personale, non esagerate, state tranquilli, cercate di vedere le cose da una prospettiva diversa e arrivano anche le soluzioni. Le giornate però più belle, più emozionanti e più coinvolgenti saranno quelle con la luna che diventa piena sabato sera nel segno del toro e anche nella giornata di domenica. Questo fine settimana è molto interessante, perché vi regalerà delle intense emozioni che portano delle conferme, avrete la possibilità di vivere delle esperienze che vi regalano anche delle nuove coordinate da impostare per lo sviluppo dei vostri progetti o nella vostra vita anche personale e privata, e per non parlare del fatto che quelle giornate accendono proprio l'entusiasmo e la caldaia anche nei sentimenti e nell'eros, ed è proprio di Eros che voglio concludere l'oroscopo per voi. Con questa settimana incominciano a prendere forma delle cose nuove, tra cui nuovi stimoli per chi è in coppia, ma anche situazioni più leggere per chi è in coppia, che parlano proprio di grande realizzazione e di grande benessere da condividere con il partner. Ora, Venere si trova nel segno della Vergine e quindi questo può essere un momento importantissimo per i nati del segno del Capricorno, che in coppia devono prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda o il coinvolgimento del partner in un progetto professionale o un possibile trasferimento e trasloco da organizzare. Ma sono anche le esperienze che avete fatto nel corso degli ultimi mesi o degli ultimi anni che adesso incominciano a produrre una certa e discreta rendita, portando le coppie che hanno avuto anche delle problematiche a gestire le cose in un modo diverso e a trovare finalmente la soluzione al problema. Questa è una settimana che nelle giornate di martedì, mercoledì e nella prima parte di giovedì, così come nel fine settimana, regalano delle intense emozioni e porteranno, per chi è in coppia, a
sviluppare un progetto ambizioso che ha a che fare con la costruzione e il futuro. Per chi invece è single, ragazzi, occhi aperti all'orizzonte, perché questo è un periodo davvero interessantissimo per quanto riguarda il creare nuove connessioni con persone che possono portarvi più garanzie, solidità e costruzione nel tempo. E se vi predisponete all'incontro, se vi mettete alla ricerca, se incominciate a uscire un po' da quella che è la vostra zona di comfort, dalle vostre paure, questo può essere un momento straordinario che vi consentirà di agganciare delle conoscenze nuove attraverso un gruppo di studio, attraverso gli hobby, le passioni, i progetti condivisi. E c'è proprio nell'aria qualcosa di nuovo. E questa settimana, le giornate soprattutto di martedì sera, mercoledì e poi ancora tra sabato e domenica, beh, vi leccherete i baffi. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dell'acquario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque, per l'acquario incomincia una nuova fase con il sole che da questa settimana entra nel segno dello scorpione, che parla di responsabilità, di lavoro, di situazioni da mettere a posto, ma anche un acquario che deve scendere in campo per ottenere più conferme e garanzie. Simbolicamente per voi lo scorpione rappresenta il punto più alto del vostro cielo ed è quindi il punto dove il nostro acquario raggiunge dei traguardi anche ambiziosi per legittimarsi. Quindi in questa fase non è un caso se siamo di fronte magari a un acquario molto più competitivo, molto più combattivo, più risoluto, con le idee molto più chiare in quelli che sono gli orizzonti da raggiungere, ma soprattutto gli obiettivi da raggiungere che possano garantire una certa stabilità, ma anche un adeguato riconoscimento dall'altra parte. Va da sé che se siamo di fronte a un acquario che si ritrova sguardianato, insoddisfatto, dove ci sono magari delle problematiche da mettere a posto, ecco che si creano delle condizioni che portano magari l'acquario a vivere un momento personale di crisi, che però ha il delicato compito di portare l'acquario a rimettere in discussione tutto affinché possa raggiungere questi traguardi se ci sono delle cose che impediscono all'acquario in questo momento di legittimarsi. Ora, siccome nel cielo dello Scorpione a questa settimana si aggiunge il Sole, ma c'è già Marte e Mercurio, l'arietta in alcuni momenti può diventare rarefatta, pesantina, e quindi bisogna stare attenti a come si scende in campo, a come si vivono le cose, a non prendere tutto troppo sul personale, perché magari possono arrivare dei complimenti sotto forma di critiche che voi prendete un po' con le bombe a mano pronte ad essere scagliate, o andate al lavoro e timbrate il cartellino col car armato direttamente. Quindi bisogna stare un po' attenti a come scendete in campo per legittimarvi, onde evitare di crearvi anche magari dei nemici, che non è proprio il massimo della libidine in questo momento crearsi. Ora, dovete sapere però che tutto quello che riuscirete a raggiungere e a organizzare adesso nel corso delle prossime 4 settimane, tutto quello che affronterete sia dal punto di vista professionale o professionale o personale nel corso delle prossime settimane, vi consentirà di mettere a posto parecchie cose che vi hanno mandato in disequilibrio, ma anche allo stesso tempo di ottenere dei risultati importantissimi. Ora, la settimana si apre con una luna di transito nel vostro spazio zodiacale. Quella luna porta tutto nella vostra direzione e già nella giornata di lunedì io vedo un acquario che avrà le idee molto, ma molto più chiare su quelli che sono gli orizzonti da raggiungere, ma anche su con chi
avrà a che fare e con cosa avrà a che fare l'acquario, cioè quali sono quei settori di vita, quelle cose sfidanti che devono essere messi a posto. Oltretutto, se utilizzate bene la giornata di lunedì e vi portate avanti nel chiedere delle cose, nell'incominciare ad attenzionare alcune cose, avrete la possibilità di smuovere delle energie che poi vi porteranno tra martedì mattina e giovedì mattina a ottenere delle conferme importanti, soprattutto in ambito professionale, ma anche incominciare a trovare, se state gestendo delle situazioni sfidanti non a livello professionale, ma per quanto riguarda la casa, il lavoro, il negozio, se avete un'attività, a trovare delle soluzioni e a ottenere così delle conferme proprio tra martedì mattina, mercoledì e giovedì mattina, che sono le giornate con la luna di transito nel segno dei pesci e che portano in manifestazione qualcosa. Sono giornate che incominciano a regalare delle spinte che vi porteranno a tagliare un traguardo. Possono arrivare tuttavia in quelle giornate delle richieste dove magari dovrete gestire più responsabilità, degli incarichi nuovi che magari vi fanno sentire meno la presenza del terreno sotto i piedi. Non abbiate paura, pensate a quelli che sono a quello che è il vostro valore, a quelli che sono i vostri valori, le vostre vere competenze, perché in quelle giornate avrete anche la possibilità di dimostrare a voi stessi e agli altri che avete tutte le capacità del caso, avrete così la possibilità di prendervi quello che vi spetta. Le giornate che vanno da giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina saranno invece caratterizzate dalla luna di transito nel segno dell'Ariete. Queste sono giornate che dal mio punto di vista possono regalarvi delle spinte, vi aiuteranno a conoscere delle persone e avrete la possibilità di utilizzare molto bene le vostre capacità intellettive o le vostre capacità organizzative. Quindi se sfruttati a dovere, queste giornate vi aiuteranno anche ad aggirare l'ostacolo per raggiungere comunque il traguardo. Le giornate invece che vanno da sabato pomeriggio e tutta domenica saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno del toro in quadratura che diventa piena nella giornata di sabato sera. Ecco, tra sabato sera e domenica potreste entrare in contatto con delle fragilità, un nervosismo, la sensazione di nervosismo, potreste sentirvi come minacciati interiormente da qualcosa. Bene, quella è una luna che poi porterà tutta una serie di effetti entro il 13 di novembre. Non traete conclusioni affrettate, qualsiasi cosa dovesse succedere tra sabato e domenica, mettetevi nella modalità Om, siate un po' più zen, perché tutte quelle cose verranno esasperate dalla luna e non è come sembra. Quindi state tranquilli, fate qualcosa per distrarvi nel weekend, ma soprattutto circondatevi di persone o cose che vi fanno stare bene. Lasciate perdere tutte quelle situazioni che sapete già che vi porteranno nervosismo, o a non avere un supporto emotivo da parte di alcune persone. Adesso parliamo di rapporti e di sentimenti, perché Venere, quella birbantella, è ancora nel segno della Vergine ed è una Venere che applica tutta una serie di nuove regole, ma anche di controlli e di verifiche per quanto riguarda la passione e l'eros. Ma a livello di interpretazione un po' più alta, questa è anche una Venere che aiuta il nostro acquario a intercettare le nuove mancanze, i nuovi bisogni, i nuovi desideri. E quindi, se siamo di fronte a un acquario che ha rinegoziato troppo e ha perso magari l'autonomia, la libertà, e in coppia si sente un po'
soffocare, ecco che adesso il nostro acquario incomincia a mettere in campo nuove risorse, ma soprattutto a mettere in chiaro quelle che sono le nuove necessità. E questa settimana, soprattutto nelle giornate tra martedì, mercoledì e giovedì, io vedo un acquario che è pronto a mettersi in gioco, ma soprattutto a dire le cose come stanno, per far funzionare finalmente le cose anche dal punto di vista delle mancanze del nostro acquario. Oltre al fatto che questa Venere, per chi è in coppia, può dare nuovi stimoli che vanno comunque a riscaldare anche le lenzuola. Tuttavia, nel momento di luna piena, tra sabato e domenica, se avete una situazione di coppia, un partner che non fa da cuscino, potreste essere un po' distonici tra sabato e domenica e quindi non sapere davvero che cosa volete, essere attrattivi e respingenti allo stesso tempo. Quindi dovete mettere un po' le idee in chiaro e a posto in quelle giornate perché rischiate di stordire dall'altra parte un partner che non capisce come starvi dietro e che cosa volete, perché siete emotivamente un po' strapazzati con quella luna piena. Se invece siamo di fronte a un acquario single, ecco che con questa Venere, più che amore con la A maiuscola, si cerca il divertimento. E anche per voi, però, questa settimana potreste avere un atteggiamento strano che non consente agli altri di capire che cosa volete davvero. E quindi potreste essere fraintesi, potreste magari fare come i gatti con il topolino, giocare e poi magari non sentire più voglia, più coinvolgimento e questo potrebbe creare leggermente un po' di confusione. Tuttavia, le giornate di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì, se utilizzate bene queste giornate, ci si può divertire parecchio. Per parlare però di sentimenti di un certo calibro, dobbiamo aspettare il mese di novembre quando Venere entra nel segno della Bilancia e lì si aprono nuovi scenari. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su. Se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dei pesci o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Non so se le sentite, ma stanno suonando le campane. Ebbene sì, ragazzi, è proprio il caso di dire che suonino le campane perché dopo almeno 2 mesi, ma anche qualcosina di più, ma almeno dopo 2 mesi particolarmente sfidanti per il nostro pesci, incomincia una fase completamente nuova da questa settimana, grazie al sole che entra lunedì nel segno amico dello Scorpione e che vi darà un appoggio incredibile, incomincerà finalmente a gonfiare le vele della vostra imbarcazione, spingendovi verso nuovi orizzonti da esplorare. E se nel corso delle ultime settimane avete imparato a convivere anche con la sensazione di essere un po' impauriti, eravate indecisi, insicuri, non sapevate che pesci pigliare, avevate paura di andare a smuovere troppe cose o siete rimasti lì a bocca asciutta, ecco che adesso si creano proprio le condizioni nuove che vi porteranno ad andare in avanscoperta, a riscoprire soprattutto qual è il vostro potenziale e dove metterlo per sfruttarlo a dovere. Ma soprattutto recupererete un ottimo concetto di fiducia nel futuro e nelle vostre capacità e quindi anche l'autostima cresce. Poi è vero, c'è sempre Venere in opposizione nel segno della Vergine, ma questa è una Venere che vi aiuterà a prendere delle decisioni anche a cuor leggero adesso, con questa, grazie a questa nuova configurazione del cielo. Ne parleremo meglio la settimana prossima con l'oroscopo del mese di no con l'oroscopo mensile di novembre, però quello che vi voglio dire è che da questa settimana io vedo un pesci che incomincia finalmente a mettersi alla ricerca di un qualcosa di nuovo, si sentirà meglio e andrà e farà anche delle esperienze che possono aiutarlo a ricevere finalmente delle coordinate che vi aiuteranno
a raggiungere dei traguardi importantissimi, che siano di natura professionale, di natura personale, poco importa, anche perché in questo momento tutto quello che ha a che fare anche con il desiderio, la ricerca, la consapevolezza, la crescita personale, lo studio, il rispolverare un qualcosa che avevate messo da parte, sono un po' il comune denominatore dei nuovi orizzonti che si stanno spalancando davanti ai vostri occhi. La settimana però incomincia con una luna di transito nel segno dell'acquario. Ed è una luna che può creare tutta una serie di situazioni anche non preventivate che vi portano a stancarvi nella giornata di lunedì, ad essere ancora un po' troppo in bilico perché vi sentite un po' dipendere troppo dagli altri, o avete come la sensazione che quello che state facendo nella giornata di lunedì non vi porti da nessuna parte. Ed è del tutto normale, lasciate passare con una certa fluidità questa giornata senza intervenire, senza applicare troppe cose. Le cose cambiano completamente nella giornata di martedì, quando la luna fino alla prima mattinata è ancora, nella prima mattinata si trova ancora nel segno dell'acquario, poi però irrompe nel vostro spazio zodiacale, nel vostro segno e incontra l'energia positiva del Sole, di Mercurio e di Marte nel segno dello Scorpione. E lì incominciano ad aprirsi questi orizzonti nuovi da esplorare. E le giornate che vanno proprio da martedì, dalla tarda mattinata di martedì, tutto mercoledì e la prima parte della giornata di mercoledì saranno importantissime per ottenere delle conferme, per ricevere delle risposte, per chi deve sostenere degli esami, per chi deve partecipare a dei colloqui, delle selezioni. Ed è un po' come anche trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste. Quindi se dovete dire delle cose, se dovete incominciare ad attenzionare delle cose, utilizzate queste giornate perché saranno veramente delle giornate porta fortuna per voi. Poi la luna, nella giornata di giovedì, esce dal vostro spazio zodiacale per entrare nel segno dell'Ariete, dove sosta tutta la giornata di venerdì e la prima parte della giornata di sabato. Ecco, in quelle giornate dovrete magari prestare un po' più di attenzione all'uso del denaro, al comparto delle finanze, perché è una luna che può andare a intaccare quelle situazioni, portandovi però portandovi magari ad avere qualche piccola paura nei confronti delle finanze, dei soldini, delle spese da gestire, da affrontare. Nessuna paura però, l'importante è non fare il passo più lungo della gamba in quelle giornate. Poi tutto cambia nuovamente, quindi come vedete è una settimana di importanti sali e scendi, grazie alla luna che nella giornata di sabato esce dal segno dell'Ariete per entrare nel segno del Toro, dove già nella giornata di sabato sera diventa piena nel segno del Toro perché si oppone al Sole nello Scorpione. E vi preparerete e vi preparate così a vivere un fine settimana importantissimo. Un fine settimana dove avrete la possibilità magari di mettervi in viaggio per raggiungere qualcuno, per andare a visitare qualcosa, dove farete delle esperienze che incominciano ad allargare questi orizzonti, ma non solo, avrete la possibilità di crearvi delle connessioni nuove e degli incontri che possono fare la differenza nella vostra vita. Possono anche arrivarvi degli inviti con pochissimo preavviso tra sabato e domenica. Beh, partecipate, andate, uscite dalla vostra zona di comfort, perché questo vi porterà ancora una volta a trovarvi al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere in opposizione non fa sconti, nel senso che con Venere in opposizione o funziona o non funziona, o è bianco o è nero, o è dritto o è rovescio. Cosa che mi porta a dire, se siamo di fronte a un pesci che si sente realizzato in coppia dove non ci sono problematiche, poi vabbè, le problematiche ci sono sempre, ma dove non ci sono grossi problemi nelle dinamiche di coppia, dove non ci sono incomprensioni e robe varie, allora questo diventa un momento importantissimo per ufficializzare qualcosa
nelle dinamiche di coppia, può essere una nuova promessa d'amore, può essere una proposta di convivenza, una proposta di matrimonio, così come può anche essere, visto il cielo del momento, un organizzarsi per pianificare quello che sarà un trasferimento, un grande cambiamento nella vostra vita. Ma allo stesso tempo, se ci sono delle cose che non funzionano, ecco che questa Venere porterà il nostro pesci a prendere delle decisioni. Le decisioni le metterete in campo tra martedì, mercoledì e giovedì. O è fuori o è dentro, o sei con me o sei contro di me. E là, soprattutto dove il pesci si accorge di aver creato anche magari dei rapporti di dipendenza, dove ci sono delle dinamiche che non vi consentono di essere troppo liberi, se avete proiettato troppo sul partner le cose che vi mancano e vi accorgete che però quelle cose che vi mancavano le avete integrate semplicemente stando con quella persona, ma che di fatto vi mancano, ecco che applicherete queste decisioni o queste contromisure per far funzionare le cose o per allontanarvi da tutto quello che non vi porta ad ottenere autonomia. Per quanto riguarda invece i single, questo è un momento che può diventare straordinario, importantissimo per le conoscenze e le connessioni nuove. Prima eravate un po' shakerati, strapazzati dal transito anche del sole nella bilancia che vi ha portato a giocare a nascondino, ma da questa settimana cambia tutto, perché vedremo un pesci molto più disinibito, molto più fiducioso, crearsi anche queste nuove connessioni, un pesci che incomincia a rendersi visibile e questa settimana le giornate tra martedì, mercoledì, giovedì e poi ancora quelle di sabato e di domenica saranno importantissime per fare nuovi incontri. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento. Pollice in su se vi è piaciuto. Io auguro a tutti una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.